Il format rimane lo stesso perché funziona, una cosa che funziona non si cambia, non ha senso. Per cui sarà quel programma lì, con quel linguaggio lì, ironico, ma che cercherà di entrare nel merito delle questioni. Quindi rivedrete Piacere Maesano, ma ovviamente con temi tutti quanti diversi, sempre d'attualità. Ma semplicemente guardandomi intorno, cioè, cosa interessa a me, perché credo che sia poi quello che interessa agli altri, perché sono una persona semplice, sono una persona comune, per cui credo che tutti quanti ci dovremmo interessare di immigrazione, di vaccini, di energia, credo che siano i temi che toccano la vita nostra, di tutti noi, tutti i giorni. Beh, in gara è andata bene da un punto di vista di, come dire, di lavoro, abbiamo girato tutto, è stata un'esperienza personalmente molto, molto forte, credo di aver capito cose che prima non sapevo, che mi erano un po', come dire, più difficili da capire, e mi sono reso conto che l'immigrazione è davvero un tema molto delicato e raccontato malissimo dai media in Italia e soprattutto sfruttato in malafede dalla politica. Ho deciso di raccontare i complottisti perché sono tra di noi, sono tanti, non sono pochi, e ho deciso di farlo in maniera diversa, non prendendoli in giro, ma cercando di capire cosa ci sia, come dire, cosa ruoti nelle loro teste, perché è chiaro che le teorie che avanzano sono strampalate, non tengono conto della realtà, però come dire, è verità che stiamo parlando di milioni di persone nel mondo, quindi sarebbe assurdo non parlarne. Credo che i complottismi siano figli del malessere sociale che c'è adesso, soprattutto quello di adesso, aggravato ancora di più dal coronavirus. Quando le persone stanno male iniziano a dare la colpa agli altri e soprattutto a chi li guida, quindi alla politica, purtroppo non in maniera sana, perché appunto secondo i complottisti ci sarebbe, non sono tutti uguali, insomma c'è sempre questa entità governata bene da non si sa chi, che è causa di tutti i tuoi mali. Cercheremo di capire anche da un punto di vista clinico, cosa accade nella mente di un complottista. Allora, c'è una quantità di lavoro enorme, ovviamente non sono da solo, con me c'è il mio autore Alessandro Casati, c'è Manuel Manfredi al montaggio, quindi c'è un grande lavoro, non solo la redazione non è grandissima, però insomma ci lavora un sacco di gente. Il cellulare è, come dire, è nato per accorciare la distanza tra spettatore e conduttore, perché la telecamera è comunque un filtro. L'intuizione è stata in quel momento pensare che il cellulare potesse accorciare questa distanza, e poi ho scoperto che effettivamente questa cosa funziona, che effettivamente è così, però all'epoca, devo ammettere, quando l'ho pensato, non l'ho pensato, che trovata. Poi però effettivamente noto che accorcia molto le distanze, che è un bene, che è quello che Piacere Maesano vuole. Sono molto soddisfatto di questo spazio che ho su TV8, perché non è scontato averlo, non è scontato averlo a quest'età, quindi insomma sono estremamente contento. Credo che l'approfondimento sia necessario, credo sia in parte carente in Italia, o meglio, non in termini di spazio, ma in termini di qualità. Nulla, ovviamente, non è questa, non vuole essere una critica a colleghi di altri canali, ma molto spesso, come dire, si dà ampio spazio al teatrino e alle singole questioni di tutti i giorni e poco invece a ciò che c'è dietro e ciò che davvero meriterebbe di essere raccontato.